Non so se è proprio la felicità, ma senti come fa: splash, 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 con gli stivali, come vuole mamma, o a piedi nudi, come piace a me. Non so se è proprio una felicità, però ascolta: splash, 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 e attento se per caso stai passando, perché io faccio il salto e c'è lo splash, e poi ancora splash e splash. Pestando in marcia ferma dentro la pozzanghera, come un soldato che in guerra non va, ma resta qui a fare splash, splash, splash. Grazie Roberto. Bentornato a Radio Mu. Era da un po' di tempo che non ci vedevamo. Ci hai donato la sigla della trasmissione e poi sei scomparso. Invece adesso noi ti abbiamo ribeccato, anche perché abbiamo visto che è uscito da poco tempo un tuo nuovo libro intitolato Le felicità. Questo titolo mi ha colpito in modo particolare in un momento che di felicità ce ne sono veramente poche. Allora, questa è una raccolta di filastrocche. Dedicate quindi ai bimbi, ma non solo. In fondo, ritrovare un po' di quelle felicità della nostra vita quotidiana, secondo me, è utile per tutti. Cosa dici? Dico che è vero, e dico che poi abbiamo scelto io e anche l'illustratore che è molto bravo, si chiama Sergio Olivotti, di parlare delle felicità, non della felicità, Esatto. che lei è una roba talmente grande che non ce l'ha nessuno, non si sa dov'è e così via, non sa chi ce l'ha. Invece le felicità sono quelle che abbiamo di volta in volta, da bambini, ma o da grandi, ma da bambini. Quando succedono certe cose, ci sono certi incontri, piccole esperienze, le felicità tante, piccole magari perché durano un momento, però sono veramente forti e hanno a che fare con gli altri, persone, animali, oppure anche con cose della natura o del cibo. Quindi le piccole felicità pratiche, vere, sensoriali e di compagnia che si hanno nella vita. Ecco, prima ci hai letto quella sulla pozzanghera, che è una delle felicità più grandi dei bambini, potersi sporcare delle pozzanghere. Non sta piovendo da un po' di tempo, quindi non c'è neanche quella di felicità in questo momento. Pioverà prima o poi. Quindi questo libro di filastrocche che è uscito, per quale casa editrice, dicevi? Vuoi vedere il libro? Sì, grazie. Io non ce l'ho. Eccolo qua, si chiama Eccolo qua. Le felicità, Le felicità. vedi Sergio l'illustratore, Sì. È è stato pubblicato da Gruppo Abele, Gruppo Abele. edizioni Gruppo Abele, che è un caso di cui si Allora, ci leggi un'altra delle felicità, quella che ti piace o che ti piacerebbe adesso poter provare? Beh, adesso, no, non una felicità di quelle che i bambini, per esempio, qui c'è una felicità di un bambino che è riuscito a fare una cosa, adesso la leggo. Da piccolo i pezzi erano grandi, le costruzioni facili da fare. Da piccolo bastava un castello con quattro torri e un ponte elevatoio. Adesso sono grande. I pezzi piccoli. Occorre tempo, bisogna capire. Adesso sono macchine o astronavi, ruspe, robot, difficili elicotteri. Ogni momento è facile sbagliare. Ma io non ho sbagliato. I mattoncini li ho messi tutti quanti al posto giusto. Chi ha detto che non lo sapevo fare? Ecco qui, Molto la bella. piccola felicità di un bambino che è riuscito a fare da solo con i pezzi piccoli dell'ego le cose che voleva fare. Bene, un bel insegnamento per tutti questo, no? Quello che ci stai dando, di godere delle piccole felicità che abbiamo, perché quelle grandi in questo momento mancano un po'. Però so che tu presenterai anche su YouTube questo pomeriggio il libro, ci sarà quindi qualcosa quasi dal vivo, non si potrà interagire forse con te, però si vedrà. E chi ci sarà con te? Ci sei solo tu? No, 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 saremo credo in tre persone. Una persona che è la redattrice Francesca, chiedo scusa, adesso non mi ricordo bene, Lo vedremo oggi. che è comunque la ragazza con cui abbiamo lavorato io e l'illustratore, che si chiama Sergio Olivotti, che ci sarà anche lui. Io, vabbè, leggerò le filastrocche come ho fatto qui adesso e dirò due chiacchiere
chiacchiererò un pochino come ho fatto con te. E credo che invece Sergio, siccome è un po' timido, più timido di me ancora, preferisce, farà, mentre parlerà, dirà, illustrerà, farà un'illustrazione come quelle del libro in diretta mentre parla. Quindi potrebbe essere Giovanni, quando facevamo gli spettacoli. Il buon Giovanni quando facevamo i giochi. Esatto. Bene, allora diamo l'appuntamento a tutti i grandi e piccoli questo pomeriggio su YouTube per vedere queste Le felicità, no, di Roberto Piumini, il nuovo libro di Piumini. Ti invitiamo a venire più spesso a trovarci, perché quando ci sei tu l'audience sale. È così, è vero. Senti, ti saluta anche Mario Coppoli. Ehi, vecchio mio. Sì, oggi l'abbiamo ospite anche lui, perché è uscito un libro su Diabolik, e quindi un libro nuovo su Diabolik per i ragazzi. Grazie Roberto. Saluto anche per me, arrivederci a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.